E ora parliamo di economia circolare. Maurizio Severino ci mostra uno dei tanti sbocchi possibili di questo modello virtuoso. Campo Fulvio Bernardini, periferia est di Roma, tutto è pronto per il calcio d'inizio. Il terreno è in ottime condizioni. Non è però proprio un manto erboso, è materiale sintetico ottenuto interamente da pneumatici fuori uso. Un progetto che nasce dalla collaborazione tra Ecopneus, il consorzio senza fini di lucro per il recupero e il riutilizzo dei copertoni usati, e l'UISP, l'Unione Italiana Sport per Tutti. Il materiale può essere posizionato o sotto il tappeto verde perché aiuta il drenaggio e quindi consente all'acqua di scorrere lateralmente, oppure viene messo direttamente nell'intaso in erba proprio per consentire queste caratteristiche prestazionali. Possiamo anche vedere come è la conformità di questo granulo che viene macinato e poi colorato anche per dare questo aspetto naturale al campo in erba sintetica. Impianti di questo tipo sono ormai utilizzati anche in Serie A, come succede a Bergamo per il centro sportivo dell'Atalanta, ma con lo stesso materiale si fanno le piste di atletica, il terreno di gioco per pallacanestro, pallavolo, tennis o il fondo per una sala pesi. Lo pneumatico arrivato a fine vita è sempre stato un rifiuto difficile da trattare perché il processo di vulcanizzazione cui viene sottoposto limita le possibilità di modificare le materie pregiate di cui è composto. Fino al 2006 i copertoni si smaltivano in discarica, poi una direttiva europea lo ha vietato e i ricercatori si sono dovuti mettere al lavoro. Di uno pneumatico si consuma il battistrada, ma la parte interna resta integra. Così i produttori hanno creato un consorzio che garantisce lo smaltimento e il riciclo del pneumatico usato. Noi viviamo solamente del contributo che il cittadino paga quando compra un pneumatico nuovo, e con questo ammontare, che peraltro è modesto perché parliamo di 2 euro a pneumatico, quindi una cifra molto piccola rispetto al valore dell'oggetto, noi riusciamo a garantire su scala nazionale il trattamento del pneumatico ovunque esso venga cambiato, fosse in una piccola valle di montagna, fosse in un'isoletta minore, e quindi anche con dei costi importanti per andarlo a prelevare. A questo punto viene trattato in piccoli impianti come questo, macerato, lavato e colorato a seconda dell'utilizzo che se ne deve fare. Non solo sport, ma anche pavimentazioni stradali drenanti, insonorizzazioni acustiche e rivestimenti per ridurre la dispersione di calore. Ecco, questa è proprio la realizzazione dell'economia circolare, perché abbiamo un prodotto, il pneumatico, che è servito per 40-50 mila chilometri su un veicolo e ha fatto una prima vita integralmente. Arrivato a fine vita, non potendo più essere pneumatico perché non c'è più quel battistrada che si è consumato e che serve all'aderenza sulle strade, ecco che diventa un nuovo prodotto per una nuova applicazione. Insomma, da modelli inquinanti, gli pneumatici stanno diventando uno strumento per la protezione dell'ambiente.